Un esercizio di Buddy Rich che ci può servire per molte, molte, molte cose. Come sappiamo, Buddy Rich era famoso per tantissime cose, per la sua musicalità, per la sua velocità, per la sua simpatia. Oggi l'esercizio che voglio farvi vedere è proprio un esercizio basato sulla velocità, sui polsi e sui movimenti veloci sul set. Le cose importanti di oggi sono principalmente due. La prima è importantissima, e cioè che dato che oggi si parla di velocità, si parla di polsi e quindi si parla anche di resistenza fisica, la cosa importante che vi dico sempre, raga, è: fate l'esercizio, fatelo anche più veloce che potete, ma state attenti a quello che vi dice il vostro corpo. Cioè, se avete male, se sentite male i polsi, se sentite stanchezza, troppa stanchezza, un po' di stanchezza ci sta, ma troppa stanchezza alle braccia non va bene. Quindi fermatevi, aspettate un attimo e poi ripartite, oppure diminuite la velocità. E la seconda cosa importante è che tutti possono fare questo esercizio, sia chi ha cominciato a suonare la batteria ieri, sia chi la suona già da 30 anni, perché questo qua è un esercizio che può far migliorare tutti. L'idea è quella praticamente di andare a fare degli spostamenti sul set il più velocemente possibile, o comunque all'inizio lentamente, poi pian pianino aumentando la velocità. E in questi spostamenti utilizzeremo tutta la batteria, prima utilizzando solo l'ullante tom timpano e poi cominceremo ad andargli a mettere anche i piatti, soprattutto il Charleston. Con spostamenti cosa intendo? Intendo andare a suonare per prima cosa tre colpi su un pezzo della batteria. Facciamo un esempio. Partiamo dando tre colpi sul timpano, poi vi spiego. Questi colpi saranno destra, sinistra, destra, poi ovviamente se uno è mancino saranno il contrario. All'inizio prendiamo solo in considerazione due pezzi della batteria, in questo caso faremo timpano e rullante. Dopo aver fatto questi tre colpi destra, sinistra, destra sul timpano, andiamo a suonare partendo con la mano sinistra tre colpi sul rullante, suonando quindi sinistra, destra, sinistra. Quindi destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Quindi l'idea è questa qua, tre colpi di timpano partendo con la destra e poi tre colpi di rullante partendo con la sinistra. E poi continuiamo, quindi tre colpi qui, tre colpi qui, tre colpi qui, tre colpi qui. Ricordatevi sempre di invertire le mani, dalla nostra parte destra, cioè dal timpano, si partirà con la mano destra, dalla nostra parte sinistra, cioè dal rullante, si partirà con la mano sinistra. Questo è solo un modo di farlo però, perché volendo, anziché partire lentamente e poi andare sempre più veloce, potrei anche pensare di partire a una certa velocità, non troppo veloce, e poi raddoppiare in questo modo. Teniamoci anche un Charleston. Una cosa molto importante è quella di cercare sempre di suonare i colpi perfettamente in mezzo ai tamburi, se noi quando ci spostiamo non suoniamo in mezzo il suono è brutto, andremo più veloce ma non servirà molto l'esercizio. Ovviamente poi più sono lontani i pezzi della batteria che andiamo a scegliere più sarà difficile, ad esempio se andiamo a scegliere primo timpano e Charleston. Oppure se andiamo a scegliere secondo timpano e tom. Poi dopo aver preso confidenza con questi esercizi, mettimi a fuoco? Forse sono a fuoco. E dopo aver sperimentato un po', quindi aver provato tante coppie di pezzi diversi della batteria, dopo aver provato timpano Charleston, dopo aver provato timpano tom, poi ride rullante, eccetera, possiamo incominciare un po' a improvvisare, nel senso tenere sempre tre colpi e tre colpi, ma andare a spostarci un po' random sul set. Questo è molto molto importante, ma è difficile, perché dobbiamo riuscire a non pensare più a quello che stiamo facendo, ma a pensare solo dove dobbiamo andare. Ricordatevi sempre che facendo destra, sinistra, destra, poi sinistra, destra, sinistra, cioè invertito, dovremo andare una volta verso destra e una volta verso sinistra, perché se no ci incasiniamo. Detto questo, c'è il PDF, raga, andate a scaricarlo, mi ero dimenticato di dirvelo, ma ve lo dico adesso. Mi raccomando ragazzi, occhio a partire sempre con calma.
Quindi l'idea dell'esercizio è proprio questa qua, mi ha aiutato tantissimo, soprattutto per la velocità nei fill e ad esempio anche quando facciamo un fill che magari finiamo sul secondo timpano e poi dobbiamo spostarci velocissimamente per suonare il crash alla nostra sinistra. Ecco, per tutte queste cose qua questo esercizio mi ha aiutato veramente tantissimo. In realtà poi io oggi ho usato 3 colpi perché solitamente questo esercizio è fatto con 3 colpi per ogni tamburo, ma volendo possiamo fare anche diversamente, utilizzare anche ad esempio 5 o 7 colpi, l'importante è che siano sempre dispari, perché se sono dispari finiamo con una mano e sull'altro tamburo invertiamo, invece se sono pari rimaniamo sempre con la stessa mano che deve partire ed è un problema. Ricordatevi che più colpi ci sono per ogni tamburo più andremo a lavorare per i polsi e meno per i movimenti sul set, meno ci saranno colpi più andremo a lavorare per i movimenti sul set e meno per i polsi. Non so se avete capito, però se ci sono tanti colpi lavoriamo tanto per i polsi, poco per i movimenti, se ci sono pochi colpi lavoriamo tanto per i movimenti, poco per i polsi. Questa era l'idea. Quindi io la finisco qui, piego la mia scaletta e la butto via. Vi ricordo di commentare qui sotto cosa ne pensate di questo esercizio, se già lo conoscevate, se lo fate diversamente, se lo fate così come va, scrivetemi un po' di cose. Io vi ricordo soprattutto di andare a cliccare qui sotto il PDF e di non farvi del male, raga, mi raccomando. Oltre a questo, di iscrivervi al canale, cliccare sempre il solito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.